Allora, dal Salone del Libro di Torino, con l'abbraccio di Maurizio e Giovanni, il bacio. Allora, che dire, Sara, più splendida che mai, una voce incantevole, un'interpretazione, quella di Maria Pia Calzone, Michele Placido che ha veramente attacitato la sala, anche te, eri senza parole, zittire Maurizio e Giovanni, lo scrittore più amato, quello che riesce a regalare le parole, le storie, i personaggi, in un'incantevole interpretazione stamattina, Sara al tramonto. E non dimentichiamo il suono fantastico del sassofono di Marco Zurzolo, che è un'atmosfera che Sara ormai conosce, che dà dei temi che loro hanno, che tutti quanti i lettori hanno ben presente. Io sono molto fortunato, ho potuto godere della bravura di due straordinari attori. Credo che la sala piena, la sala gialla, la temutissima, sì, sala gialla piena fino in fondo, sia la testimonianza di quanto siano bravi questi due meravigliosi attori che hanno donato voce alle mie parole. Tu scopri di aver scritto certe cose quando le senti lette così, quindi sono veramente molto felice. Io ho ascoltato loro e mi hanno incantato, c'era in sala Massimiliano Gallo, Ciro Ferrara, tantissima, Carla Colledan, veramente tanti amici, a parte insomma le persone semplici, quelle che sono intervenute al salone. Però posso dire che quando Maurizio e Giovanni legge Maurizio e Giovanni, per me è sempre un'emozione in più nel cuore. Ti ringrazio, tu lo dici per affetto, ma davvero Maurizio e Giovanni credo non sia mai stato letto come oggi, quindi sono molto felice di aver dovuto fare soltanto gli intermezzi per una volta, va bene così. Maurizio, perché bisogna acquistare i libri, perché bisogna leggere, al di là di quello che solitamente dicono gli altri, dillo tu. Perché è leggere è viaggiare, leggere è muoversi, leggere è andare in altri posti. Un luogo come come il Salone del Libro di Torino regala questi viaggi a decine di migliaia, quindi penso che sia per il lettore veramente un piccolo paradiso. Allora, noi ci salutiamo, adesso andiamo a mangiare, poi sono tanti altri gli eventi, sei pienissimo. Non credo che me lo faranno fare, li vedo già arcigni e pronti a portarmi altrove. Grazie, va bene così, a dopo, ciao.